E il Crotone non sbaglia la trasferta del Rocchi di Viterbo, termina 3-1 per la formazione di Lerda, o meglio Nardecchia, visto che il mister non è in panchina, una vittoria importantissima, visto che il Catanzaro ha vinto, Crotone che sarà 34 punti, resta a meno 4 dalla capolista, in attesa del match anche del Pescara che domani andrà a Torre del Greco, sarà anche lì una partita interessantissima. Però oggi vittoria che doveva essere centrata, l'abbiamo fatto, non era scontato perché comunque si veniva da un'altra trasferta, quella di Foggia, in cui per carità abbiamo fatto ruotare tanti giocatori, però c'era stato un impegno anche nel turno infrasettimanale, diciamo così, contro una Viterbese anche sì, in difficoltà, però che veniva da una scossa del cambio di allenatore e non era, ripeto, una partita così scontata. 3 punti d'oro, fondamentali. Restiamo lì, a rincorrere il Catanzaro, sperando in un loro errore, che potrebbe già avvenire, perché poi alla fine, prossima partita, vi ricordo, anzi prossima giornata, vi ricordo c'è il big match Pescara-Catanzaro, quindi una delle due o entrambe perdono punti, per cui Crotone che ospitando all'uscita della Latina dovrà cercare di fare sua la partita, fare i suoi 3 punti e così rosicchiare punti all'una, all'altra o entrambe. Questo è un po' il discorso. Oggi schierato il solito modulo, il 4-3-3 con diversi cambi anche in virtù delle assenze, perché i vari Cuomo, Cargbo, vabbè, Carraro, Lungo De Gente e diversi altri calciatori erano out, per cui si è fatto qualche piccolo cambio. Tra l'altro, solamente un cambio durante. No, non credo. Mogoš è uscito al 30°, spero non per infortunio, onestamente. E poi è entrato anche Calapaj, di cui aveva parlato il mister in conferenza, che era un po' in ripresa dopo qualche piccolo acciacco. Per il resto 4-3-3, ovviamente con Dini in porta che sorprendentemente viene schierato al posto di Branduani, Giron, Bove, Golimić e Mogoš in difesa, Vitale, Petriccioni e Awa a centrocampo con Panitteri, Gomez e Chirico lì davanti. E proprio il giovincello Panitteri si conferma dopo il gol contro la Fidelisandria, sblocca la partita al 7° minuto. Partita che poi viene rimessa in piedi da Marotta per la Viterbese, Marotta che avrà ormai 44 anni, però ancora il suo lo fa, 1-1 al 35°, Crotone che però parte subito fortissimo nel secondo tempo, la sblocca, anzi, permette agli squali di fare il secondo, Chirico al 46°, e poi all'87° la chiude definitivamente ancora Chirico, doppietta per lui, e tra l'altro credo sia anche forse il miglior marcatore del Crotone, Chirico, o comunque sicuramente se la lotta con Gomez. Per il resto una vittoria importante, andava accentuata, l'abbiamo fatto bene così. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.